Sarà scontato, ma è sempre doveroso rimarcarlo. Vietato sottovalutare qualsivoglia avversario, dunque anche il Carpi appena tornato nel calcio professionistico dopo la vittoria del campionato di Serie D. Tra l'altro per gli emiliani solo un KO sul campo della SPAL nelle prime 6 giornate. Il monito di Silvio Baldini. Noi dobbiamo sempre giocare una partita come fosse sempre l'ultima. L'ultima partita di campionato. Se nel tuo inconscio credi che oggi la situazione può essere più facile a quella di prima, paghi. Tu non devi pensare a niente, devi pensare a dare sempre il 100% della tua prestazione. Noi dobbiamo sempre, se facciamo così, il nostro cammino è inarrestabile. Come cominciamo un attimino a calare, il nostro cammino sarà dettato dalla fortuna o dalla sfortuna. Prima da titolare per Davide Merola sarà la novità sostanziale, dal primo minuto anche Dagasso, Vergani e Cangiano. Ecco dunque il probabile 11: Plizzari tre pali, in difesa Pierozzi, Brosco, Pellacani e Crialese. A centrocampo Valzania, Lonardi e Dagasso, davanti Merola e Cangiano a supporto di Vergani. Pescara solido, Quadrato finora ha dimostrato la cosa più importante, ovvero di essere una squadra. A Chiavari è riuscito a vincere una partita che si stava incanalando sui binari del pareggio. Fondamentale la fase difensiva, ti consente di ottenere punti anche quando non giochi al massimo, fa tutta la differenza del mondo, sicuramente tra un percorso normale e un campionato da protagonista. Naturalmente tutto è migliorabile, nella fattispecie la proposta offensiva. Lì sta il salto di qualità, perché se noi impariamo o perlomeno riusciamo a svolgere in partita anche gli ultimi 20 metri come normalmente ci si allena per cercare di sviluppare queste azioni, credo che allora il Pescara sarà veramente una squadra di un'altra categoria. Di fronte il neopromosso Carpi, dalla mentalità propositiva, l'11 emiliano prova sempre a giocare, non butta mai via il pallone. Come ricordato, finora 4 pareggi, un successo con Perugia e una sola sconfitta sul campo della SPAL. Pesante l'assenza dell'infortunato Cortesi, trequartista di qualità. Sistema di gioco 4-3-2-1, probabile 11, Sorzi tre pali, in difesa Ceuna, Zagnoni, Rossini e Verza, centrocampo Contigliano, Play, Mezzali, Forapani e Puletti. Tra le linee Saporetti e Stanzani a ridosso di Gerbi, il tecnico Cristian Serpini. Complimenti a una persona che ammiro molto, che è il loro allenatore, che è un allenatore con un passato importantissimo, ma soprattutto lo ammiro tantissimo come persona e come uomo, perché mi sembra veramente un uomo vero e di sani principi, e mi piace tantissimo. Mi serve una partita di grandissimo sacrificio e di grandissima personalità quando abbiamo la palla, perché comunque l'input rimane quello. Se pensiamo ad andare là e lasciare la palla a loro, rischiamo di venire a casa con le ossa rotte. Difficoltà siamo sempre noi. Difficoltà, con tutto rispetto del Carpi, che su sei partite ne ha persa una, quindi essendo una neopromossa ha giocato anche in partite contro l'Entella, insomma, ha giocato contro l'Ascoli, insomma, ha fatto delle partite, insomma, che nel calendario gli metteva degli avversari molto più quotati rispetto a loro. Quindi questo ci deve dire, ma non del Carpi, ma di chiunque squadra, o è in testa o è in fondo, cioè, dobbiamo sempre essere noi. Quindi la partita cosa dice? Che noi dobbiamo mettere le cose per aiutarci a esprimere il nostro valore, perché se non le mettiamo, poi il nostro valore non lo esprimiamo, andiamo in difficoltà, ma non noi, chiunque. All'Adriatico Pescara e Carpi tornano ad affrontarsi dopo quasi 6 anni. Bilancio precedenti: 3 vittorie per i biancazzurri, 2 per gli emiliani. La prima sfida in Coppa Italia, 10 agosto 2012, appena promosso in A, il Pescara vince di misura 1-0, match winner Elvis Bruscato. Nelle immagini Serie B, 30 novembre 2013, con lutto al braccio per la scomparsa del capitano dei capitani, maglia numero 4, Vincenzo Zucchini, i biancazzurri di Pasquale Marino si impongono per 4-2, su punizione apre Brugman. Al 30° secondo giallo per De Vitis, fallo su Rossi. Malgrado l'inferiorità, gli ospiti allenati da Stefano Vecchi pareggiano con Concas. Nella ripresa però Maniero trasforma il rigore del 2-1, tris di Politano e poker dello stesso Maniero assistito dal compagno di reparto. Nel finale accorcia di Gaudio, servito dall'ex biancazzurro Edgar Ciani. Clamoroso e debordante il KO del 25 ottobre 2014, finisce 5-0 per il Carpi di Fabrizio Castori, che a fine
fine stagione centrerà una memorabile storica promozione in Serie A. Sullo 0-0 grave infortunio all'arbitro Pinzani di Empoli, scontro fortuito con Gagliolo e lesione del tendine di Achille, al suo posto il quarto uomo Strippoli della sezione di Bari al debutto in B. Poi l'espulsione di Aresti che atterra Gerry Bakogu, fuori Maniero, dentro Fiorillo, partita senza storia. Concas la sblocca, Letizia raddoppia con la complicità dell'estremo biancazzurro. Nella ripresa a segno ancora Letizia, Pescara in balia degli avversari, in sequenza quarta e quinta rete, in calcio la firma dell'attaccante nigeriano Gerry Bakogu. Altra sconfitta all'Adriatico il 13 marzo 2018, decide Sabbione, splendido colpo di testa su cross da destra del tedesco Pacionic, era il Carpi di Antonio Calabro. Infine la stagione successiva, 7 dicembre 2018, il Pescara di Beppi Pillon prevale per 2-0, nella ripresa sfortunato autogol di Mbaye e devastante progressione di Mancuso che incenerisce con un gran sinistro il portiere del Carpi Riccardo Piscitelli.